Cari amici, tanti saluti da Serafino da Massoni, Serafino Massoni, donna d'altri e lapidazione. Sapete che ha fatto tanta impressione in questi giorni la notizia, mi pare anche poi, mi pare filmata, l'evento filmato dell'assassinio di un uomo e una donna adulteri, non so se nel Pakistan o in Afghanistan, ma cambia poco, perché sono eventi che capitano frequentemente, questi molto molto frequentemente, che so, in Iran, Arabia Saudita, nel mondo islamico, capitano frequentemente. L'amico blogger Rino, o siciliano, poi segue un numero, mi perdoni l'amico blogger, non me lo ricordo, Rino, alias siciliano, è rimasto fortemente impressionato da questa faccenda, da questo evento. Un gruppo di Taliban hanno eseguito la condanna a morte di un uomo e di una donna accusati di avere una relazione al di fuori del matrimonio. L'esecuzione è stata filmata e inviata alle televisioni, eccetera, 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 eccetera. Ma di che meravigliarsi, cari amici? Ma se, chi ha letto i Vangeli, e voi siete cristiani, li dovreste conoscere i Vangeli. E nei Vangeli c'è l'episodio dell'adultera. Beh, è uno degli episodi più famosi del Nuovo Testamento. L'episodio dell'adultera, no? C'erano gli uomini lì pronti con i sassi in mano per lapidare una donna che aveva compiuto adulterio. E Gesù interviene e dice: scagli la prima pietra chi è senza peccato. Però noi non colleghiamo mai l'episodio dell'adultera all'ideologia patriarcale. No, è così, è un episodio così, non ci si fa caso. Questo episodio. Io del famoso passaggio dal matriarcato al patriarcato ho parlato in questo romanzo intitolato La stirpe del serpente, ambientato ai tempi della guerra di Troia. Perché è ai tempi della guerra di Troia che avviene la radicale e definitiva, il radicale e definitivo passaggio cruento dal matriarcato al patriarcato. Poi avremo 4 secoli dopo avremo i poemi omerici, che sono il canto supremo del patriarcato ormai vincente. Bene, ma perché nasce il patriarcato? Nasce per colpa dello sperma maschile. Nasce per colpa dello sperma maschile. Perché quando l'uomo scopre che i bambini nascono non solo per merito delle donne, ma anche per merito dell'uomo, in quanto lo sperma contribuisce alla perpetuazione della specie, e c'è un lungo periodo di assestamento nei rapporti di potere fra gli uomini e le donne. Poi alla fine, dopo secoli e secoli di assestamento, lo chiamo il periodo intermedio, trionfa il patriarcato, e che nella sua forma più feroce è ancora visibile ancora, appunto in questi episodi di cui mi ha parlato l'amico blogger Rino Bonomo, alias siciliano. Bene, in che consiste? Fondamentalmente, in che consiste il patriarcato? In che consiste? Il patriarcato è il potere degli uomini, il matriarcato è il potere delle donne. Lentamente, l'ideologia patriarcale stabilisce che nella perpetuazione della specie non c'è parità tra uomo e donna. Non c'è parità, ma lo sperma, quello che conta è solo lo sperma, solo lo sperma. La donna è un mero contenitore. Proprio il grande Aristotele dirà queste cose, eh? La donna è un semplice contenitore. Poi qualche teologo arriverà pure a dire che le donne non hanno l'anima, ma in fin di conti nella nostra stessa Italia progredita, il Duce diceva è un popolo di poeti, di santi, di navigatori, e che so, di scienziati, e di seguito le donne hanno votato per la prima volta nell'Italia progredita il 2 giugno 1946. Prima non votavano, non delle bestioline. E allora sì, meravigliamoci pure di quello che sta succedendo
che succede in nel Pakistan, nell'Afghanistan, in Iraq, eccetera, ma anche in casa nostra, sino a non tanto tempo fa, le donne non votavano, erano cittadine di serie B, schiave, bestioline. Allora, quando l'uomo teorizza, stabilisce il predominio nei confronti della donna, per la donna, perché deve stabilire il predominio? Per avere l'accertamento della paternità. Perché poverini, gli uomini allora non ce l'avevano l'accertamento della paternità tramite DNA, e l'unica forma di accertamento era di allevare le donne in famiglia, sotto il controllo feroce di mamma e papà, vergini, dovevano andare all'altare vergini. E poi fare in modo che le donne sposate restassero fedeli, pena la lapidazione. Per aiutarle a restare fedeli c'era il burka o altre forme di velatura, va bene? Era burka, il burka, in modo che non potesse essere oggetto di tentazione. E quindi la donna è sempre stata considerata come un vaso fatto per contenere lo sperma maschile e perpetuare la specie. Un oggetto, un mero oggetto. Adesso c'è di nuovo la battaglia, là in quei paesi, la battaglia delle femministe destinata ad essere perdente, almeno nel periodo attuale. Ma non c'è neanche da meravigliarsi, perché anche in Italia avvengono episodi feroci. In fin di conti la liberazione della donna anche in Italia è stata più formale che sostanziale, perché in casa chi lava i calzini, chi lava le camicie, stira le camicie, attacca i bottoni, pulisce casa è sempre la donna, magari quella stessa donna che poi va a fare la professoressa, fa l'infermiera, fa il medico di famiglia, è sempre così. Quindi quello che avviene nei paesi islamici, e le cronache dei giornali ce ne danno ampia documentazione pressoché quotidiana, non è che una delle tante feroci manifestazioni dell'ideologia patriarcale che tiene sottomesse le donne, le tiene sottomesse. Ripeto, ancora parlo di questo romanzo, perché questo romanzo nasce proprio da questa constatazione della tristezza, della desolazione nella quale siamo precipitati, passando dal matriarcato al patriarcato, perché poi la donna carcerata odia il carceriere. E non c'è pace nel letto coniugale, perché non può pretendere il carceriere di essere amato dalla carcerata. Per cui i matrimoni si trasformano in terribili sepolcri imbiancati. Va bene? Va bene, caro amico Bonomo siciliano, con i numeri che seguono, vabbè. Ti capisco, caro. Però ti ripeto che in Italia, fino al 2 giugno 1946, le donne non votavano. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.